Ciao a tutti amici Homebrewers e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho ripreso a brassare. Era quasi un anno che non facevo una cotta e prima di riprendere ho dovuto sistemare davvero tantissime cose nello sgabbo, ho dovuto mettere a posto tantissime cose che erano state un pochettino abbandonate. Quella che state vedendo è la taratura del pH-metro, che non essendo stato usato per tutto questo tempo, diciamo che meritava una taratura. Come faccio sempre, utilizzo due bicchierini con la stessa soluzione tampone all'interno. Il primo bicchierino semplicemente per sciacquare l'elettrodo, dopodiché butto la soluzione contenuta al suo interno, mentre il secondo bicchierino lo uso per la taratura vera e propria. Procedo prima con la taratura con la soluzione da 7 pH, per poi passare a quella da 4. Come potete vedere la regolazione è stata minima e questo soprattutto grazie alla qualità del pH-metro, quello della Milwaukee, che se vi siete persi il video in cui lo presento ve lo lascio nella scheda in alto. Ma veniamo adesso alla birra protagonista di questo video. Si tratta di una Rauch fatta con una generosa percentuale di malto affumicato sul legno di faggio e la restante parte di malto monaco. Era da tempo che volevo spostare il mio essere tamarro su qualcosa di affumicato ed ero trattenuto solo dal fatto di dover condurre una bassa fermentazione. Ma alla fine, contravvenendo di fatto alla terza regola dello Sgabuzen, mi sono deciso e ho preparato uno starter. La ricetta di questa birra è la stessa che ho scritto in uno degli approfondimenti pubblicati sul mio canale Patreon. Per cui, se siete interessati a questo stile e volete contemporaneamente supportare il mio lavoro, allora vi consiglio di cliccare sul link che trovate in descrizione. Utilizzando un'acqua povera di bicarbonati, in questo caso l'acqua blues dell'Eurospin, è stato davvero facile raggiungere il target di pH senza essere costretti ad utilizzare acido lattico oppure acido fosforico. Il mesh è proseguito senza troppi intoppi, anzi, dopo una quarantina di minuti avevamo già convertito, dopodiché stava per succedere il patatrack. Ma quello va in uso così. Ah, infatti lo devi vedere a pinzo. Ma lo stai facendo malissimo. Be quiet. Piano piano. Fai. Poi se ti vai in faccia. Sì. Non ruotare. Aspetta un po' che scenda l'acqua così che cade meno. No, è la leggetta. Non pisciamo. Stavo facendo la fine di Ruppariello. Mentre aspettavamo che il mosto filtrasse e contemporaneamente raggiungesse la temperatura di boil, abbiamo preparato i luppoli, un'unica gettata in amaro, e le alghe irlandesi da aggiungere a 10 minuti. Noi l'abbiamo pulito, ma... Sono cose di femmina. Ida, saluta YouTube. A cosa serve? Questa espressione verrà zoomata su tutto lo schermo. Allora, se c'è una cosa del genere, ti giuro, ti butto tutte le camicie dal balcone. Io sì. C'è un po' di nebbia in Val Padana, ragazzi, in Val Campana. Il Brewonk fuma e lo Sgabuzen è un attimo... Sembra tipo, che ne so, un setting del 1800 nella Londra vittoriana. Jack lo squartatore, Whitechapel. E Ida che pulisce le vetrine.